Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconterò una breve storia della Certosa di Pavia. Buona visione! La Certosa di Pavia è un complesso monumentale storico che comprende un monastero e un santuario. Si trova nel comune omonimo di Certosa di Pavia, località distante circa 8 km a nord di Pavia. Il progetto di costruzione della Certosa, voluta dal duca Gian Galeazzo Visconti, fu affidata a Bernardo di Venezia e Cristoforo da Conico. La cerimonia della posa della prima pietra fu celebrata solennemente alla presenza del duca stesso e di molti professori e studenti dell'Università di Pavia il 27 agosto 1396. Il 3 maggio 1497 la chiesa venne ufficialmente consacrata dal nunzio pontificio di fronte a una grande folla. La parte inferiore della facciata fu completata solo nel 1507 e nel XVI e XVII secolo. Furono ultimati il transetto e la sagrestia nuova. Il monastero sorge a margine dell'antica strada romana che collegava Pavia a Milano. In origine, la posizione del monastero coincideva con il margine nord del parco visconteo del castello di Pavia, di cui oggi resta solo una traccia, nel parco della Vernavola e nelle gazzaie della Carola e di Porta Chiossa, a nord di Pavia. La posizione era strategica, a metà strada tra Milano, capitale del Ducato, e Pavia, la seconda città per importanza dove il Duca era cresciuto e dove aveva sede la corte nel castello visconteo. Il luogo scelto per la fondazione era un bosco all'estremo nord dell'antico parco visconteo, di serva, di caccia dei signori della Lombardia. Spero vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, al prossimo video!